Ciao e benvenuti a questo nuovo video qui dallo studio Estate, video che in realtà esce un po' in ritardo perché il video anteprima avrei voluto farlo uscire il giorno della live di anteprima, ma poi mi sono un attimino preso male con il caldo e con il trasloco in questo nuovo studio e quindi ci ho impiegato un po' di più. Alla fine dei giorni sono passati, però a questo punto mi sono detto vabbè, noi facciamolo lo stesso, se qualcuno se l'è perso se lo guarda, se non interessa non se lo guarda nessuno, ma tanto non è un video che serve lavorarci così tanto, per cui si può fare tranquillamente, ci dedico la mia oretta e viene fuori un bel videttino da guardare insieme per tutti voi, se avete voglia. Quindi andiamo insieme a guardare un po' che cosa ci ha rivelato l'ultimo numero di anteprima, 395, con le uscite più o meno di settembre e mesi a venire in teoria. E ovviamente iniziamo con l'editoriale di Lupoi, che in realtà è una sorta di mega spoilerone, quindi direi che lo possiamo anche skippare tranquillamente. Ci parla fondamentalmente del fatto che arriva Deadpool Wolverine al cinema e poi ci spoilerà tutto quello che vedremo nell'anteprima, quindi passiamo oltre e passiamo subito alle cose più interessanti, ovviamente quelle di Panini Stickers Collectibles. Anche qua devo essere sincero, non c'è moltissimo di cui parlare. In effetti abbiamo l'album di Sonic, se qualcuno è fan di Sonic ci può stare, c'è l'album delle Disney Princess con le figurine delle principesse e l'album di One Piece 25esimo anniversario, che in realtà era già stato annunciato, una riproposta. Non so sinceramente se è cambiato qualcosa rispetto alla prima proposta, ma comunque nel caso siate interessati arriva l'album di One Piece dedicato al 25esimo anniversario a settembre, evviva. Quindi passiamo alla ciccia, non proprio, perché abbiamo le ristampe come sempre. Titoli nuovamente disponibili, cosine interessanti in realtà ce ne sono se ve le siete perse. Abbiamo Ultimate Spider-Man, Capitan America 1 e 2, c'è le repliche edition di Amazing 300 e di Amazing 129, più anche quella dei New Mutants. Poi abbiamo l'attesissimo ritorno in realtà del Marvel Masterworks Spider-Man 1 e anche del 13, non so se ci sono altri buchi in mezzo, sinceramente non ho mai seguito molto, ma nel caso recuperabili, il volume 5 di Fall of X e poi il must have di Spider-Man, il must have di Spider-Man Black Cat, Spencer Century Boys 8, Banana Fish, Berserk, un sacco di Bleach, Death Note, I Fiori del Male, Hunter x Hunter, un po' di roba di Inyo-san, abbiamo Short Stories ed Eroi, Jujutsu Kaisen, Sorcery Fight 12, Monster Deluxe, robe di Naruto, One Punch Man, anche il fanbook, tra l'altro, ancora Inyo-san, che non hanno messo nella stessa riga, non so perché, Tracce di Sangue, 11, 12 e 13. Poi abbiamo le ristampe vere e proprie, invece, al solito non mi chiedete qual è la differenza perché è un grande mistero di Panini, e abbiamo Ultimate Black Panther, Akamega Kill, Black Butler 1, ma anche 2 e 7, Black Clover 32, Bleach 61, 63, 68, One Punch Man 6, 10, no, 18 in realtà, e 7. Scusate, ma cerco di leggere il bianco su giallo e faccio molta fatica, basterebbe guardare la copertina, in effetti. Comunque, e c'è anche Seed of the End 7. Non un mese di ristampe particolarmente ciccione, devo dire. Proseguendo, abbiamo Disney. E Disney, ovviamente, lo sapete che non è proprio il mio campo, non è una cosa che io ami particolarmente, l'universo Disney, però ci sono cosine da segnalare. Intanto, un anniversary box dedicato ai 90 anni di Paperino, Donald Duck, con la cosina blu, la statuetta blu, e poi c'è la targa metallica, volume cartonato con la serie a fumetti sviluppata proprio per festeggiare questo 90esimo compleanno, That's Your Life Donald, 5 episodi scritti e disegnati da autori italiani. Alla fine, vabbè, c'è anche il cofanetto di legno, se siete appassionati di Topolino e volete questo box ci può anche stare, costa 45 euro, che non sono nemmeno troppi, il volume è 128 pagine, interessante alla fine. Poi abbiamo Sulle rotte di Marco Polo, Il milione e il miliardo, in versione ovviamente paperosa, di Giulio Martina, Romano Scarpa, Marco Nucci e Giorgio Cavazzano, 192 pagine, 27 euro. Il canto di Natale, altri classici natalizi Disney, e qui la domanda è venuta spontanea in live, in realtà. Perché a settembre? È un grande mistero, devo essere sincero, però non lo so. Viva il Natale! La fattoria di Nonna Papera, volume cartonato, con le più divertenti significature avventure ambientate nella fattoria. La trilogia della Spada di Ghiaccio, che torna nell'ennesima edizione, io non so quante ne hanno fatte, io continuo a vederla. Credo di ricordarmene anche di quando ero bambino, tra l'altro, la Spada di Ghiaccio. Comunque, questa è una versione cartonata, 18.3x24.5, 252 pagine, 27 euro, sembra anche bellina così come idea. Autore Massimo De Vita, tutte nella colorazione originale, abbiamo Topolino e la Spada di Ghiaccio, Topolino nel torneo dell'Avgar,
Topolino e il ritorno del Principe delle Nebbie, uscite tra l'82 e l'84 in questo magico mondo parallelo. Oddio, 84 forse era un po' piccolo, forse non me la ricordo da bambino, forse era una ristampa. Comunque, proseguendo ancora, abbiamo Mickey contro la malvagia alleanza e questo sembra molto molto interessante anche solo visivamente, sembra un po' sci-fi anni 50, con anche questa interpretazione estremamente particolare di Topolino, questo lo comprerei persino io, è uno di quei volumi francesi evidentemente di Topolino, 56 pagine per 25 per 28 le dimensioni, 15 euro. Di Nicolas Potier e Joan Pilet. Una emozionante avventura ricca di umorismo e colpi di scena che sorprenderanno il lettore pagina dopo pagina in un'avventura fantascientifica. Figo, l'idea è interessante. Poi tornano disponibili con una nuova copertina, fra l'altro Mickey e l'Oceano perduto in una nuova edizione, sempre 20x20x28, 72 pagine a 16,90. Poi anche Horrific Land, nuova edizione, anche qua con nuova copertina. Questo 15,50x48 pagine, sempre formato 25x28. E poi abbiamo Topolino Golden Collection, 11 statuine dorate, un volume da collezionare per celebrare i protagonisti del fumetto Disney, costa 42 euro. Il volume è un cartonato di 144 pagine e ci sono 11 statuine dorate con Topolino Mini Pippo, Pluto, Paperino, Paperone, i tre nipotini, i due alter ego Paperinic e Super Pippo. Oh. Ancora abbiamo il mistero dei candelabri con Paperone e ragazza Papera contro l'uomo corvo, non lo sapete che non è il mio campo. Poi abbiamo Topolino Il Mondo Che Verrà, di cui purtroppo non c'è la cover ma c'è soltanto questa in progress, molto particolare da vedere, sembra un po' Topolino e il Gigante di Ferro, però magari figo. Comunque cartonato 160 pagine a 18 euro di Casti. Paperino e i racconti del Cavaliere Mascherato, volume 2, 4,90 euro brossurato. Le Bisavventure di Pippo, Paperino, e poi vabbè abbiamo i numeri regolari, Paperino, Zio Paperone, Paperinic, Paperino Sport, Papermitologia, Paperino Superstar, Paperino qui, qua e qua, invece è un brossurato sempre a 4,90 euro, i grandi classici Disney, Disney Big, le più grandi avventure horror, l'almanacco di Topolino 20, Best of Paperopoli, magia, e basta. Abbandoniamo anche Disney, quindi, e passiamo ai Panini Comics, quella, diciamo, non DC, non Marvel, non manga. E iniziamo con World 3, con le E che sono dei tre, volume 1, Terminale, nuova serie di James Tynion IV, famoso per Batman e Department of Truth, disegni di Fernando Blanco, un cartonato di 168 pagine a 22 euro, è una sconvolgente saga horror, questi sono i primi 5 episodi, e ci parla di Undernet, che è una struttura segreta di Internet, in realtà Undernet era una rete di canali IRC, era quello che ricordo, però fa niente. Loro lo scoprirono e registrarono questa scoperta sul forum chiamato World 3, e poi qualcuno entrò in World 3 volendo sfruttare l'indole violenta e scatenata dell'Undernet. Boh, roba strana, potrebbe essere interessante, sicuramente da dargli un'occhiata quando arriverà. Poi abbiamo Cyberpunk 2077 XOXO, Gossip Girl, credo. Una nuova pazzesca storia ambientata nel mondo di Cyberpunk, i Maelstrom vogliono tenere un'imboscata ai Mox, che per trasportano un prezioso carico in grado di far tornare loro parecchi Eddie. Sono soldi, immagino. Non so nulla di Cyberpunk, non ci ho mai giocato. Dovrei farlo, in effetti. Prima o poi, un giorno, nel futuro. Comunque, 18 euro, 112 pagine, cartonato, 17x26, standard. Poi, vabbè, continua gli infallibili 6 con l'ultimo numero di Leo Ortolani. Un altro episodio di Blade Runner Origini, il terzo, Tutto Brucia, di Kay Perkins, Mellow Brown e Fernando Dagnino. 112 pagine cartonato, 18 euro. Poi continua anche la riproposta di Spawn con l'11° volume della Deluxe all'interno degli episodi dal 130 al 144. Cartonato standard, cioè 376 pagine a 37 euro. Come sempre ammetto che quest'anima anni 90 che ho in me vorrebbe recuperarsi Spawn in questa edizione, in modo da averne una unica, perché ho un sacco di edizioni sparse di Spawn, mai complete. Non sono molto felice della mia Spawn-lezione. Vabbè. Poi abbiamo il 70° numero invece delle Turtles, sempre nella versione brossurata, 96 pagine a 13 euro, che non è proprio il massimo. E poi arriva l'Omnibus di Predator con le storie classiche, volume 2, in uscita a novembre, in teoria 992 pagine a 90 euro, con tutta una serie di miniserie che riguardano appunto il personaggio. Ora non mi ricordo se è qua che in America hanno rimosso alcune storie e presumibilmente non ci sono nemmeno qua, per tutta per una questione solita di problematiche, di tematiche, sapete com'è il discorso attuale negli Stati Uniti. Comunque, se non avete queste storie, figo recuperarsele, ammetto che mi piacerebbe recuperare i due omnibus, ma chi lo sa, magari nel futuro, un giorno. Poi c'è una riproposta dei Deluxe di Asterix, non so esattamente per quale motivo,
Sono cartonati giganti in formato 25:7x36 a 34 euro l'uno. Edizioni ricche di bozzetti, eccetera. Abbiamo Asterix il Gallico, Asterix i Pitti, Asterix la Corsa d'Italia, Asterix la figlia di Vercingetorige, Asterix l'Iris Bianco e Asterix alle Olimpiadi, che in teoria la novità è soltanto l'ultimo. No, non lo so. Poi ci sono anche gli omnibus, di cui l'ultimo in teoria è una novità, ma anche qua non so esattamente perché abbiano messo questa pagina. Poi continua Star Wars con il 43, l'Alta Repubblica con il 9. Abbiamo il volume cartonato della terza fase dell'Alta Repubblica, ovvero Figli della Tempesta, di Cavan Scott, Ario Rendito, Jim Towe e Mariska Cresta, con i primi 4 episodi di The High Republic del 2023, più Star Wars Revelations. Vabbè, se non avete comprato lo spillato e volete comunque leggervi le storie, questa è la vostra occasione. Io, se esce l'omnibus, magari un pensiero ce lo faccio anche, anche se non mi ispira moltissimo l'Alta Repubblica. Per ora le versioni così non le prendo. Poi abbiamo un romanzo, l'Alta Repubblica Sfidare la Tempesta, con protagonista una dei personaggi della serie The Acolyte, che mi ha interessato così tanto che non ho rinnovato Disney Plus, ma un giorno la rifaccio appena arriva qualcosa di più interessante e vedo anche come finisce. Comunque, cartonato di 464 pagine a 24 euro di Tessa Gratton e Justin Ireland. Ancora abbiamo Star Wars The Mandalorian stagione 2 parte 2 con il fumetto della serie TV, 136 pagine a 19 euro e gli episodi dal 5 all'8. E Star Wars, l'Alta Repubblica Avventura Fase 3, volume 1, oramai più, che sono le storie in realtà invece dedicate ai più giovani, ma nella terza fase dell'Alta Repubblica, che casino, di Daniel José Holder, Javier Toliban, Elisa Ramboli e Nick Brockenshire. 18 euro, 112 pagine, non molto interessante. Poi, decisamente più interessante invece, arriva l'omnibus di Star Wars di Kieron Gillen e Greg Pak. Fondamentalmente l'omnibus che fa da seguito a quello di, era Aaron, mi pare, non ne sono certo, comunque primo omnibus di Star Wars, al momento non dovrebbe essere nemmeno disponibile per Panini, comunque sono le storie uscite dal 2015 in poi, quindi nella prima serie di Star Wars, con i numeri dal 38 al 75, più l'annual, più altre storie varie, dovrebbe arrivare a gennaio, in realtà, quindi ci vuole un po', 1008 pagine per 94 euro, comunque figo, se non avete mai letto queste storie o volete collezionarle in volume, ci sta assolutamente. E poi, vabbè, abbiamo le robe kids che non starei a guardare, ma se siete fan di Peppa Pig arriva il mio primo fumetto Peppa Pig volume 1, non perdetevelo. Quindi, passiamo a questo punto ai manga. E l'esordio di questo mese, settembre, è probabilmente Boruto True Blue Vortex, che è la seconda serie di Boruto. Ora, io se non avessi saputo che appunto arrivava la seconda, non sapevo nemmeno fosse finita la prima, e ce l'ho tutta, ma non l'ho letta, se non i primi volumi, dovrei farlo in effetti, ma... Comunque, scritto dal sensei Masashi Kishimoto, forse, disegnato da Mikio Ikemoto, che si occupava di più della prima serie, in teoria un eroico ritorno a casa per Boruto e, boh, vabbè, figo alla fine, bello che arrivi anche questo. Poi, decisamente più interessante, secondo me, il ritorno di Detonation Island in una double edition in 9 volumi. Deve arrivare anche questa a settembre, Tsutomu Takahashi, secondo me è la sua opera meglio riuscita, io la adoro, ce l'ho tutta nella vecchia edizione, sicuramente non la ricomperò. Ho sentito un po' di polemiche dal buon Michele Mari, che diceva che in teoria non hanno preso l'ultima edizione giapponese, che ha anche delle robe modificate, le copertine originali nuove, ma è invece un'edizione più vecchia. Non lo so, ovviamente Panini pare non abbia risposto, mi interessa relativamente perché tanto non la comprerò, però se non lo avete letto compratelo assolutamente, formato tankobon normale, 456 pagine a volumetto, 12,90€, ci sta assolutamente, prezzo standardissimo, soprattutto per il numero di pagine, consigliatone, proprio uno di quei manga belli 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 sul mondo dei motociclisti giapponesi, mototeppisti, diciamo, i famosi Bosozoku, molto molto figo. Poi arriva anche nel Masasumi Kakizaki Month, così ribattezzato da Panini, Yomotsu Egui, il frutto del regno dei morti, una miniserie in 3 numeri, e appunto Masasumi Kakizaki, rossurato 240 pagine a 7 euro, è il capolavoro horror dell'autore di Green Blood e moglie di una spia. Gli hanno ammazzato la figlia, lo hanno incarcerato per essersi fatto giustizia da solo, e dopo aver mangiato il frutto Yomotsu Egui si trasforma in una creatura capace di rigenerare ogni ferita e dovrà combattere una guerra che si protrae da tempo in memoria contro gli immortali. Boh, magari carino, visivamente sarà molto interessante, magari la trama meno, però sono 3 volumi, si prova. Poi torna Green Blood nella versione Omnibus, non credo di averlo Green Blood, non penso di averlo mai letto così a memoria, quindi magari me lo recupero. Vabbè, è il solito Omnibus formato 17x23 cartonato, 1000 pagine per 45 euro con i 5 volumetti originali, certo i 5 volumetti originali li pagavamo sicuramente meno, però ci può anche stare avere il nostro bel volumotto.
E Luke Barnes dovrà affrontare Angeria Soprusi e suo fratello, uno spietato assassino. Fico. Poi torna anche Hide Out con una nuova copertina. Questa in realtà l'avevo recuperato. Se non sbaglio dovrei averlo da qualche parte. 7,90€, brossolato 224 pagine. La discesa di un uomo all'inferno in un volume unico fra horror e thriller. Certo, va detto che se questo è il capolavoro horror, non lo può essere anche questo. Però va bene, ne ha due di capolavori horror, è difficile come concetto. Comunque, ancora una piccola riproposta, ovvero quella Majima Doka Magica Ultimate Deluxe Edition Omnibus, manga tratto dall'anime, quindi a mio parere non particolarmente interessante, però se vi va di leggerlo, alla fine sono 464 pagine a 14,90€, in formato direi Kanzenban grosso modo, 14,8x21. Serie animata molto carina, del manga non so praticamente nulla, però appunto è ispirato all'anime. Piuttosto recuperatevi l'anime, vi direi io. Però se vi è piaciuto molto e volete avere qualcosa di cartaceo, ci sta. E poi, ovviamente, la bomba Panini di questo mese non potrebbe altro che essere Sensei e i Cavalieri dello Zodiaco, un altro mito di Hades, Darkwing 1, di cui tra l'altro ho preso il primo numero in francese, ma non ho finito di leggere, e che Panini ci definisce un isekai, anche se non sono così convinto sia effettivamente un isekai, ma ribadisco, l'ho soltanto sfogliato un po' e letto le prime pagine, quindi magari è davvero un isekai. Brossolato 208 pagine, 5,20€, senza copertina, la versione francese è più figa e su questo c'è poco da dire, ma faremo un confronto quando esce. Potrei comprarmi tutta la versione francese e mettere le sovracoperte sopra la edizione italiana. Comunque, Masami Kurumada, creatore dell'opera originale, e poi abbiamo Kenji Saito e Shinshu Ueda, ed è una cosa molto stramba perché abbiamo appunto i Cavalieri dello Zodiaco che sono degli studenti di un liceo esclusivo e devono scontrarsi, non lo so, è una roba strana. Poi abbiamo anche She is Beautiful di Esaka Jun e Tozuno Takahide, serie immagino in proseguimento in Giappone perché non c'è la fine, e ci parla di un misterioso edificio che ospita solo bambine, a 10 anni ognuno di loro viene assegnata una divisione, Urumi non vede l'ora di scoprire quale sarà la sua, ma la sera prima del suo compleanno si addormenta e si risveglia 14 anni dopo. È successo? Sembra essere una roba molto dark in realtà, nonostante visivamente non sempre, quindi magari un'occhiata al primo numero va anche data se vi piacciono i temi un po' particolari. Diciamo che non è spiegato benissimo, però dovrebbe essere una roba abbastanza tetra come idea, è abbastanza action e boh. Vediamo, ci farò un pensierone. Poi abbiamo, vabbè, The Nightmare Before Christmas, Il Re delle Zucche, se siete fan delle robe di Tim Burton, questo è ispirato ovviamente al film e ci racconta come i due erano amici una volta, ma poi hanno dovuto competere per il titolo di Re delle Zucche, Jack Skeleton e il Babau. E poi, ancora più top, Mirrorverse Bell, dall'universo del videogioco smartphone, popolato da personaggi Disney e Pixar in versione dark, arriva il prequel del gioco, che ci svela il passato di Bell. Un po' fregacazzi, però yeah. E poi continuano ovviamente le uscite con Kenny Guerriero 3, Ender Geister 2, Cold Blue Earth Red 2, Oneko Cabanes Bodyguard 2, Magnus of the Fallen Love 3, anche disponibile in versione Variant a 7,90€, poi The Chinese Family Deadly Sins 3, Sanda 4 con ancora una cartolina in omaggio, quindi ancora in plastificato immagino, Jinbacho Sister 3, Thunder 3 3, con Lonely Death 5, Evil 6, questo attesissimo, sinceramente non vedo l'ora che arrivi, Evil, Diana Angel Ultimate Deluxe Edition 4, Anchor from Another World 8, Blue Lock, Chainsaw Man, Pay Family, Takamoto Days, Bakuman New Edition, Hikaru no Go Ultimate Deluxe Edition, Yawara Ultimate Deluxe Edition e Nead 6, Bless, True Beauty 13. I Cavalieri dello Zodiaco Sensei dell'Lost Canvas, Il Mito di Hades 18 di 25, Aragane no Ko Diamond in the Rough 9, ultimo numero in teoria, ma forse qualcuno mi aveva detto che non era l'ultimo, no, forse non era questo, mi sto confondendo. Continua anche Shangri-La Frontier con il 16 e anche con l'Expansion Pass. Togenanki, Sangue Maledetto, che è incredibile, qualcuno lo compra ancora. Shai 18, Mayon Miro 22, 37, Accademia delle Streghe 37, streghe. Night of the Living Cat 5, Under the Luck 17, Boys Abyss 14, Twin Exorcist 33, Jumbo Max 9, La Promessa della Rosa 11, e questo in realtà è uscito, l'ho visto, Batman La Maschera della Morte, che costa il prezzo ridicolo di 15€. Credo sia questa la differenza, che hanno dovuto mettere il prezzo a 15, probabilmente. Io non so chi se lo può comprare a questo prezzo, ma boh. In ogni caso, tutto disponibile, visto che a luglio debutta l'anime, Death of the Samurai dall'1 all'8, e siamo a luglio, lo so. Quindi abbandoniamo anche i manga e passiamo a DC Comics. DC Comics, vabbè, abbiamo intanto Batman 102, Batman 103, Batman e Robin 6, Titans Beast World 3, e qui c'è stata una polemichetta in realtà, perché all'interno di Beast World 3 ci sono due episodi dei Titans, li rivedremo anche nel volume 2 dei Titans, non lo so, però sono due episodi strettamente collegati alla trama di Titans Beast World e non si poteva leggere
il numero successivo di Titan Beast War senza aver letto questi, per cui ci sta alla fine. E sì, ci sono tutte le polemiche sui Titans incartonato e questo in spillato, ma questo è un evento ed è normale che lo pubblichino così, fondamentalmente. Tanto prima o poi arriva il volume. Poi abbiamo Batman Super Migliore del Mondo 20, Superman 13, Wonder Woman 7, Lanterna Verde di Geoff Johns 24 nella versione best seller. Batman Robin e Howard invece è un volume unico di Jeffrey Brown, una roba molto particolare con Damian Wayne, Robin, il ragazzo meraviglia che va a scuola e incontra Howard, un ragazzo atletico e gioviale, un rivale con cui competere. Ora, Jeffrey Brown è l'autore di Darth Vader e famiglia, ovvero quelle storie simpatiche con Darth Vader che fondamentalmente bada i piccoli Luke e Leia, ed è una roba molto simpatica. E quindi immagino che anche questo abbia un certo dose di umorismo di quel tipo lì. Interessante, alla fine, magari per un pubblico giovane, credo, come idea. Comunque costa 12 euro, brossolato, 136 pagine, magari si può anche pigliare dopo averlo sfogliato. Invece, decisamente più importante, è il Batman Day 2024. Dopo Batman il Mondo, che non mi ricordo assolutamente se era l'anno scorso, ma secondo me forse era anche l'anno prima, così a memoria, arriva quest'anno Joker il Mondo, un volume cartonato di 184 pagine a 20 euro, e sì, quello vecchio costava decisamente meno, ma comunque 184 pagine, 20 euro, è un regalo per Panini, il prezzo normale sarebbe decisamente più alto. E fondamentalmente all'interno troveremo tot storie, e Panini non ha scritto quante, direi, un'antologia di storie che vedono il clown del crimine in trasferta dalla Germania al Camerun fino alla Corea, realizzate da 14 sindicati internazionali. Ok, sono 14. Per l'Italia Joker a Bologna nel 77, in uno degli episodi più politici di sempre. Interessante, devo dire. Tra l'altro, come avevano già fatto per Batman nel Mondo, la storia italiana viene proposta anche in versione volume unico, Joker Strategia della Tensione Artist Edition, costa 20 euro, 64 pagine in formato Absolute tecnicamente, di Enrico Brizzi, lo scrittore famoso, Paolo Macidieri e Vincenzo Filosa. Interessante, sono molto molto curioso, mi era piaciuto molto Batman il Mondo come idea, alcune storie più belle, altre meno, ma era interessante il fatto di avere così tanti team internazionali a lavorarci, e lo stesso vale anche per questo, ne riparleremo ovviamente quando esce. Mi viene quasi voglia di comprarmi anche la versione figa oggi. Non l'ho fatto ai tempi di Batman il Mondo, oggi probabilmente l'avrei fatto. Vabbè, comunque un bel appuntamento interessante per settembre. Poi, sempre all'interno del Batman Day, non so bene in che modo, c'è anche Batman, la città della follia, ovvero Batman City of Madness, una miniserie di 3 numeri del 2023 in formato quello quadrato del DC Black Label. L'autore è Christian Ward, costa 27 euro per 160 pagine, cartonato con sovracoperta, e ci porterà in un'altra versione della città di Gotham, sepolta nelle profondità di Gotham stessa, dove un malvagio Batman si muove nel mondo alla ricerca del suo Robin. Interessante, probabilmente da provare. Vediamo, ne riparliamo anche di questa quando ci sarà qualche info in più, o quando esce, banalmente. Poi abbiamo Batman Legend of the Dark Knight Collection 2, cofanetto completo. Già avevano fatto il primo qualche mese fa, adesso arriva di nuovo questo, e purtroppo i problemi sono esattamente gli stessi di allora, ovvero il fatto di farli uscire tutti insieme, non permettendo quello che invece sarebbe una cosa molto intelligente, ovvero avere il nostro appuntamento mensile con un numero che spinge molto di più ad acquistarli. Ma il marketing lo fa Panini, non lo faccio io, contenti loro, contenti tutti. In ogni caso, vabbè, il cofanetto completo costa 150 euro e in realtà non ci sono solo storie tratte da Legends of the Dark Knight, per qualche motivo incomprensibile, se devo essere sincero. Comunque abbiamo La sfida di Ra's al Ghul sull'1, Enigmi mortali sul 2, Il ritorno di Hugo Strange sul 3, I due volti del crimine sul 4, Il trionfo del pinguino sul 5, che tra l'altro contiene sia il volume del 92, Il trionfo del pinguino, ma anche Legend of the Dark Knight dal 169 al 171, e quindi boh. Poi c'è La notte sibila il nome di Man-Bat, che in realtà non è Legend of the Dark Knight, ma è Man-Bat. Poi abbiamo sul volume 7 Mr. Freeze, La fredda morsa di Mr. Freeze. Sul volume 8 Anarchy in the USA, che anche qua è la miniserie Anarchy del 97. Sul volume 9 Poison Ivy, Il ciclo della vita, anche questa è Poison Ivy, The Cycle of Death, of Life and Death in realtà. E poi Catwoman colpisce al cuore, che pure questo è Batman Annual 2, The Brave and the Bold 197 e Catwoman Defiant del 92. Non è chiarissimo il senso di questa raccolta, però fosse uscito un volume al mese magari ci avrei fatto anche un pensiero per capire un po', vedendoli fisicamente uno alla volta, quale poteva interessarmi o meno. Così diventa tutto un po' incasinato, sarebbe da farci
un lavoro sopra. Vabbè, vediamo un po'. Quindi, proseguendo, abbiamo Batman dopo mezzanotte, di cui sinceramente ricordo molto poco, non ho idea se ce l'ho da qualche parte o meno. Comunque è una maxi serie di 12 episodi, Batman Gotham After Midnight del 2008, di Steve Niles, Kelly Jones e Michelle Madsen. Ammetto che mi interessa molto dal punto di vista grafico, e se non ce l'ho in un'altra edizione magari me la recupero. Devo fare un po' un controllino, ma forse l'avevo anche fatto in live, ma non mi ricordo. Poi abbiamo Batman i racconti di J.H. Williams III, molto interessante devo dire perché è un mostro del disegno, però è uno di quei volumi un po' polpettone, sarebbe da controllare se queste storie uno le ha o no in altre edizioni, ovviamente. Perché in questo cartonato di 464 pagine a 42 euro abbiamo Batman 526, 550, dal 667 al 669, poi l'annual del 97, cioè no, l'annual 21, poi Legend of the Dark Knight 86-88, dal 192 al 196, poi Chase 7-8 e Detective Comics 821. Decisamente un putpourri unite soltanto dal suo autore. Formato, fra l'altro, standard 7x26, quindi boh. In ogni caso, il volume di prima, Batman dopo mezzanotte, non ve l'ho detto, ma sono 344 pagine a 35 euro, che non è nemmeno male, formato standard. Poi, sempre per il fatto che non ho capito perché secondo Panini è già arrivato il Natale, arriva Batman e Babbo Natale, Cavaliere Redentore, che ok, che è Batman Day 2024, però... Tra l'altro, piccola nota, il titolo originale è Silent Night, perché Silent Night senza K è tipo la canzone natalizia. Babbo, il Cavaliere Redentore, boh, vabbè sì, è tipo il Cristo Redentore, ma non è molto... Non aveva senso lasciare Silent Night? Vabbè, comunque, piccole quisquiglie di traduzione. Comunque è una serie del 2024 di 4 numeri in cui appunto c'è il crossover fra Batman e Babbo Natale. Sembra anche figa visivamente. I disegni, non c'è scritto di chi sono esattamente, ma immagino... Raven Arsin, Michele Bandini, Danny Kim, boh... Comunque testi di Jeff Parker, credo, non lo so. Panini non ci scrive le robe, autori vari... magari interessante. Poi abbiamo il DC Pocket Collection. Hanno annunciato Supergirl, la donna del domani, di Tom King, con i disegni di Biscuit Sibley. Devo dire che non l'ho letta questa serie, nonostante dovrei avere il volume da qualche parte, magari è il caso di recuperarselo. In ogni caso, come al solito, brossurato, 216 pagine, 9,90, un pensierone ce lo farei. Ammetto che forse non è la serie più iconica che potevano scegliere, ecco, è una roba molto moderna, nel senso che comunque è uscita nel 2021, però ci sta, alla fine, è interessante. Poi Titans, i racconti dei titani, con Tales of the Titans, che esce in brossurato, 136 pagine, a 15 euro. È un volume che aggiorna lo stile narrativo e il divertimento e la leggerezza di base dei leggendari Teen Titans degli anni 80. Ci sta, alla fine, anche questo recuperarselo. Buono il formato brossurato che fa risparmiare un po'. 15 euro per 136 pagine. Sempre a proposito di titani, abbiamo News in Titans di Wolfman senza Perez. In realtà, volume 13, Quando la città crolla, con gli episodi dal 32 al 40 di News in Titans, più altri raccontini. Ai disegni, in realtà, abbiamo Edoardo Barreto, Eric Larsen e molti altri. Figo, alla fine ci sta. 336 pagine a 34 euro. Batman Detective Comics volume 6, vabbè, semplicemente la riproposta in volume delle storie di Detective Comics di Mariko Tamaki, 136 pagine, 19 euro. Nightwing volume 7, continua la serie di Tom Taylor e Michael W. Conrad. Tra l'altro all'interno c'è anche un tie-in di Beast World, ma di questo effettivamente dobbiamo riparlarne subito, perché sì, figo, sono i numeri dal 106 al 110, ma Panini sotto mi annuncia la versione deluxe della stessa serie. Ora, per carità, qui arriviamo fino al 91, qui parliamo del 106, però con l'uscita del libro 1, a me verrebbe voglia di aspettare il libro 2, sinceramente, visto che non li ho recuperati tutti i numeri di Nightwing, e magari mi recupero le versioni cartonate, che sono un po' meglio. 440 pagine, 43 euro, è una serie piuttosto apprezzata nel complesso e quindi consigliata, formato tra l'altro deluxe 18x27,7, molto bellino. Poi, continuando, abbiamo Superman e Imperatore Joker, si torna agli anni 90, anche se in realtà, per essere precisi, era il 2000 quando è uscito lo speciale Superman Emperor Joker, molto carino devo dire, sono storie classiche, che credo di non aver letto tra l'altro, quindi un pensiero magari ce lo faccio anche. Quando arriva, sono 296 pagine a 34 euro in formato deluxe di Jeff Loeb, con disegni di Ed McGuinness, Joe Kelly, Doug Mankey e probabilmente altri. Interessante, alla fine. Dovrei controllare però se queste storie non ce le ho già in qualche edizione che non si sa mai. Poi arriva anche un interessante DC Absolute, quello di Multiversity, di Grant Morrison, Ivan Reis, Jim Lee, Frank Quitely e altri. Storia molto complicata, Multiversity, in cui si è andato a cercare di rimettere a posto l'universo DC per l'ennesima volta, senza grandi risultati in realtà. Questo contiene un po' tutto quello pubblicato, sono 632 pagine, 80 euro, con lo slipcase, formato gigante, interessante, devo dire.
o meno interessante magari è il cartonato di Wonder Woman, l'attacco delle Amazzoni di Josie Campbell, Vasco Georgiev e Clayton Henry, 144 pagine a 19 euro, e avremo appunto la reazione delle varie Amazzoni a quello che sta succedendo sulla serie regolare di Wonder Woman. Penso non così necessario e non credo lo recupererò. Poi, restando a tema, arriva anche Il processo delle Amazzoni, recente crossover in realtà del 2022, ora in versione cartonata, 232 pagine, a 29 euro, di Vita Yara, Becky Cluna, Laura Braga, Elena Casagrande e altri. Se volete recuperarvelo, ci sta. Molto bella la copertina, devo dire. Poi abbiamo anche Stargirl, I bambini perduti. Storia recente, in realtà, del 2022, di Geoff Johns, con i disegni di Todd Nauck, protagonista ovviamente Stargirl, e Freccia Rossa. Trama, eroi adolescenti della Golden Age scompaiono senza lasciare traccia. Dove sono finiti? Lo scopriremo nel volume. 184 pagine, 24 euro. Ci sta. Ancora, inedito, abbiamo Weasley Dodds, Sandman, Nebbia di guerra, serie scritta da Robert Venditti con i disegni di Riley Rosmo. Ora, mi importa un po' poco del personaggio, ma mi piacciono molto i disegni di Riley Rosmo, quindi magari un pensierino ce lo faccio anche. È un cartonato di 144 pagine a 19 euro con la miniserie, presumo, di 6 numeri, Weasley Dodds, The Sandman del 2023. Poi abbiamo ancora Superman di J.M. Straczynski, sono le storie, non so esattamente in che anno sono uscite, ma intorno all'inizio anni 2000, cioè metà anni 2000, fine anni 2000, insomma. Grosso modo, di Straczynski con Chris Robertson e G. Willow Wilson e Eddie Burroughs, con Superman che va in giro per gli Stati Uniti cercando di riconnettersi con le sue radici. Me le ricordo poco, però ci sta alla fine per recuperarsele se non le avete mai lette. Erano pubblicate ai tempi sugli spillati, penso Planeta ancora, forse Revolution. Stessa cosa in realtà anche per Superman Camelot Cade, che in realtà sono storie ambientate poco prima, penso qualche anno, un paio, due o tre. E sono invece storie di Kurt Busiek, disegnate da Carlo Spacheco, anche queste decisamente interessanti. L'unica differenza è che questo è un DC Library e questo è un DC Evergreen. Quale sia la differenza? Non lo so, questo ha più pagine in teoria, però in realtà no, perché questo ne ha 304, quindi andiamo lì. Poi, questa cosa invece mi ha preso un po' alla sprovvista, torna Swamp Thing di Alan Moore in una nuova edizione, questa volta cartonato, formato standard, 200 pagine a 26 euro. Ora, qual è il problema? Che credo vi costi più o meno quanto vi costa l'Absolute complessivamente, per cui forse vale la pena comprarsi l'Absolute, ecco. Però, insomma, ragionateci sopra nel caso vi interessi, fatemi un po' i conti per bene, in realtà, perché non li ho fatti, mi è stato detto. Comunque sono storie mitiche, se non le avete volute prendere in versione gigante perché le trovate meno comode, ci può stare a recuperarsene in versione cartonato di 200 pagine, appunto 26 euro, ci sta. Comunque. Ancora, abbiamo Stormwatch di Warren Ellis, volume 2, Evolvi o Muori, anche questo in formato standard, 384 pagine, a 37 euro. Sono un po' le storie che hanno portato poi alla formazione di Authority e sono delle gran belle storie, quindi se non le avete mai lette, da recuperare, secondo me. Continuiamo con i volumoni, abbiamo anche DC Omnibus di Seized in arrivo a ottobre, 960 pagine a 90 euro con tutto quello pubblicato su DCZ. Tra l'altro ho controllato e dovrei avere più o meno tutto, quindi fortunatamente non devo ricomprarmi nulla, spero. Però è una saga comunque interessante alla fine, piacevole, particolare, se vi piacciono gli zombie, ma questi non sono zombie, ricordatevelo, però il concetto è quello, figo. Poi abbiamo il secondo omnibus di Flash di Geoff Johns, con questa copertina terribile del povero Michael Turner. Queste sono 872 pagine a 84 euro, con gli episodi dal 192 al 225 di Flash, più cose varie. Bello da recuperare, secondo me, comunque Geoff Johns, grande autore, per cui assolutamente. E poi abbiamo Fable Special Fairest volume 1, La Bella Risvegliata, serie parallela anche questa a Fables del 2012 di Billy Willingham, Lila Sturge, Phil Jimenez e Sean McManus, Bros Fatto 160 pagine a 17 euro. E anche l'ultimo volume di Fables, il 22, 168 pagine a 17 euro, con cui si chiude la serie con un numero 150 che era super lungo. E si conclude anche Lucifer con il volume 11, Vespri, brossurato, 216 pagine, a 20 euro, molto molto fico, anche questo da non perdere. Quindi passiamo e concludiamo con Marvel. Per Marvel iniziamo con Blood Hunt, il mega crossover attuale contro i vampiri, si capisce, Blood Hunt, che uscirà intanto in una versione variant a 5 ante a 7 euro, che mi sembra nemmeno troppo 7 euro per le 5 ante, o forse, non lo so, è complicato. Sono 5 immagini di Gabriele Dell'Otto, ammetto che mi piacciono, la comprerò per averla, però mi dispiace perché non le posso appendere, è preferito divise sinceramente. La versione standard ne costa 5 e contiene il Free Comic Book Day di Blood Hunt più Blood Hunt 1 di Jeremy Cape, Pepe Lavaz e Sara Pichelli, e poi uscirà anche la Blood Hunt 1 edizione Red Band
che è la versione con le tavole non censurate. Ora, chi me le ha viste mi ha detto che non è che ci sia tutta questa roba da non censurare, per cui, boh, forse questi 8 euro che costa la versione non censurata non li vale. Io il primo numero magari lo compro anche in versione non censurata per vedere come sono e confrontarli, perché alla fine ci sta. Magari mi compro la versione non censurata e la versione variant super apribile. Però non lo so, vediamo un po'. Tra l'altro questo verrà venduto in una confezione chiusa in modo che nessuno possa accedere a queste terribili immagini. Non lo so, cioè non era chiuso in un sacchetto The Boys. Che, oh, vabbè. Comunque, poi c'è una promo anche su questa cosa, perché ci sono le variant che però usciranno in versione cartolina. Quindi, ordinando entro il 31 luglio Bloodhunt 1, Bloodhunt 1 Variant e Bloodhunt 1 Variant edizione Red Band, con ogni versione ci sarà un differente set di 7 cartoline. Ora, capiamoci, sapete che non amo queste cose, nel senso che se non le vuole tutte deve comprarsi 3 volte lo stesso fumetto, però quantomeno sono 3 edizioni diverse. A differenza di quello che hanno fatto gli amici di Star Comics. Di base 2 già li compro, magari mi compro anche quello normale così le ho tutte. Non lo so, ci penso. Però non è che sia così preso. Comunque sono le 21 cartoline che ripropongono le cover Marvel, che fanno da omaggio, come potete notare anche nelle immagini, a quelle classiche dedicate ai vampiri, per cui si ispirano. E sono anche, l'idea è buona, nel senso, l'idea è carina, ci sta. Poi, continuando, Gods 5 continua la sua corsa, Ultimates 2, Ultimate Spider-Man 7, Ultimate Black Panther 6, Ultimate X-Men 5, Deadpool 2, beh, c'è il film al cinema, eh? Poi abbiamo Deadpool 1, Dolore a prima vista, che invece è la riproposta della serie precedente di Alyssa Wong, che arriva ora in versione cartonata, 20 euro, 152 pagine. Poi si conclude Fall of the House of X con il volume 5, si conclude X-Men Forever con il numero 5, si conclude X-Men 36, non lo so in realtà se 36 è l'ultimo, ad essere sincero, perché forse ce n'era un numero anche dopo? Non mi ricordo, non ho controllato. Comunque esce il 19 settembre, potenzialmente è l'ultimo, credo, però da verificare. Poi esce anche il volume di Miss Marvel Minaccia Mutante, miniserie collegata a Fall of the House of X, di Iman Vellani, Sabir Pizzarda, Scott Gedlaski e Adam Gorham. Anche questo brossolato, 104 pagine, 14 euro. Probabilmente faranno il volume cartonato a un certo punto con entrambe le miniserie, ve lo anticipo. Si hanno fatto con tutto il resto. Poi abbiamo X-Men speciale matrimonio, in cui c'è questa roba molto, io la definirei cringe, non ovviamente per il matrimonio omosessuale, che anche chi se ne frega, no, per il fatto di aver trasformato un personaggio come Mistica in una, boh, cuoriciona sensibile che si fa sposare dal figlio e fa la festa con i mutanti. Io spero che a un certo punto nel fumetto lei dimostri di essere la stronza che è, però temo che non lo farà. Comunque, vabbè, si legge, vediamo un po' com'è. Tra l'altro c'è anche Tini Howard di mezzo, per cui mettiamoci le mani nei capelli e urliamo. Io non lo posso fare, fatelo voi. Comunque, proseguendo, abbiamo Avengers 13 con il crepuscolo in questo numero. Wolverine 48 con la fine, credo, di Sabretooth War, sì. Il numero 50 di Amazing Spider-Man. 850 numeri italiani di Spider-Man festeggiati con niente. Molto bella la cover di Capullo, avrei preferito averla come cover variant senza scritte. Sarebbe stata molto bellina da appendere al muro questa. Invece è la regola, quindi niente, la teniamo. Poi abbiamo Amazing 51 con dei pessimi personaggi che tornano. Spider-Boy 6, Venom 30, Capitan America 7, Invincible Iron Man 18, ancora collegato tra l'altro a Fall of the House of X. Non so se è l'ultimo collegato o meno. Poi abbiamo Daredevil 10, l'Incredibile Hulk 13, Fantastic 4 19 con una donnona, sarà la donna invisibile, immagino, c'ha un 4 all'orecchino e una pistola. E immagino sia una qualche citazione a qualche film, ne sono abbastanza certo, ma non sicuro. Poi abbiamo Miles Morales 14, l'Immortale Thor 10, l'integrale degli X-Men, l'integrale di Spider-Man e i must-have. Must-have, Iron Man, il demone della bottiglia, storia amatissima e super classica. David Michelinie, Bob Layton e John Romita Jr., 184 pagine a 15 euro con gli episodi dal 120 al 128. Mi sa che hanno finito i must-have da proporre perché stanno proprio scavando nel passato passato. Poi Marvel Must-Have X-Men Extermination, che sinceramente, se staccata dal resto, non mi sembra così interessante da leggere, nel senso che, boh, c'è tutta la storia dei giovani X-Men, gli X-Men adulti che convivono nello stesso tempo per quel periodo lì. No, not the top of the life, non il massimo della vita. Non credo si dica in inglese, lo so. E vabbè, comunque 152 pagine, cartonato 15 euro, quello di Iron Man costa altrettanto, 15 per 184 pagine.
Poi abbiamo Capitan America Sentinella della Libertà, volume 2, con la riproposta in volume della serie di Colin Kelly, Jackson Lansing, Carmen Carnero e Kev Walker, cartonato sugli sconto 2 pagine, 20 euro. Black Widow e Occhio di Falco, La Freccia Spezzata, invece credo sia un inedito del 2023, con una miniserie con i due di Stephanie Phillips e Paolo Villanelli, costa 16 euro per 104 pagine. Poi abbiamo What If di Venom con il simbionte supremo, che poi in inglese è soltanto What If Venom 2024, anche perché immagino ci siano vari What If. Infatti abbiamo le versioni venomizzate di Wolverine, Shulk, Doctor Strange e Moon Knight, carino alla fine, costa 19 euro per 144 pagine. Torna Marvel Giant Size Edition con La Crociata dell'Infinito, l'ultima delle storie di Jim Starlin e Ron Lim dedicate a Warlock, anche se, come ho già detto, preferirei recuperare gli omnibus piuttosto che queste versioni giganti che non hanno tutte le spesori tie-in, però ci può anche stare. Decisamente più strano l'arrivo già dell'omnibus di Thor di Jason Aaron, in arrivo in teoria a febbraio in realtà, per cui ci vuole un po' effettivamente, però con questo secondo si conclude la serie. Tra l'altro vi faccio notare che, a differenza dell'integrale, qui per qualche strano motivo War of the Realm, la miniserie, ce l'hanno messa, non l'hanno saltata come hanno fatto sull'integrale. Comunque, 1368 pagine, 404 euro, ci sta da recuperare se non avete mai letto. Comunque anche il must have, cioè il Marvel Giant Size esce a gennaio in realtà. Strana questa cosa, tra l'altro, che uno sia gennaio e uno febbraio. In genere quelli spostati così avanti cadono tutti lo stesso mese, piccole modifiche di anteprima. Poi abbiamo i Masterworks, Fantastici 4 16 e Capitan America 14, con storie ovviamente classiche degli anni 70. E si conclude già qua Marvel. In realtà poche uscite Marvel, devo dire, per questa anteprima, mentre in genere ce ne sono di più. Questa è stata abbastanza scarsina, insomma, strano. Quindi, incredibile, siamo arrivati alla fine di questa registrazione, io non ho più voce, ma vabbè. Comunque, intanto, se siete arrivati fino qua, mettetemi un emote allegra, sceglietela voi, un emote allegra per dimostrarmi che avete visto tutto il video. Poi, se vi è anche piaciuto, mettete un like. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando c'è il prossimo, che magari YouTube vi manda una notifica, ma ancora meglio, cliccate sul link Telegram delle notifiche che trovate qua sotto, che così vi mando io stesso la notifica quando esce il video, voi siete super contenti, lo vedete subito, non vi perdete nemmeno un video e io sono felice perché crescono quelli iscritti al canale delle notifiche. E poi comunque c'è anche Telegram con il gruppo, Telegram con le offerte, poi c'è Twitch, sono live tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 18 e la domenica alle 21 in genere, poi c'è Instagram, TikTok, Facebook. Noi in ogni caso ci vediamo al prossimo video e per ora potere pelato!